Fra i molti gruppi dell'opposizione venezuelana, i soldati di Flanella sono stati quelli che probabilmente hanno pagato uno dei tributi di sangue più alti alla repressione chavista. Decine dei loro attivisti sono stati uccisi, molto spesso armati solo di scudi di cartone contro le armi del governo. Sono fra i gruppi convinti che sia ormai impossibile ottenere un cambio per via pacifica. Io sono Gabriela Ramirez. Abbiamo intervistato da una località segreta una delle portavoci che ha limitato il richiamo alla protesta violenta. Perfino fra gli irriducibili ci sono quelli che non credono sia stato tutto negativo quello che ha fatto Chavez all'inizio. Mia opinione personale è che sì. Personalmente ritengo che sì, forse Chavez era partito con il piede giusto, volle fare dei progetti sociali, delle belle cose, ma dopo appena 3 anni ha cominciato ad essere razzista, ad espropriare, a fare leggi liberticide che hanno cambiato tutto. È stato allora che tutto è cambiato. L'insicurezza finora è costata la vita in pochi anni a 283.000 venezuelani che sono stati assassinati. Desde Chavez hasta ahora son 283.000 venezolanos asesinados. Ma è possibile dialogare con questo governo? È possibile convincere almeno l'ala più dialogante del chavismo a sedersi attorno a un tavolo? Cosa vogliono i soldati di Flanella? Io credo che ahorita non hay dialogo possibile. Sì, credo in un'intervenzione. Io credo che ora come ora il dialogo sia impossibile. Credo in un intervento che sia degli Stati Uniti o dell'ONU, perché come abbiamo detto, questo è un narco-regime e noi non abbiamo armi. Quindi se ogni volta che scendiamo in strada uccidono 150 ragazzi come se niente fosse, 150, senza dimenticare che ci sono state 5.000 persone processate da luglio a ottobre e di queste persone quasi 2.000 sono ancora agli arresti. Per nulla, per dissentire. È impossibile. È possibile cacciare un dittatore semplicemente dicendogli di andar via. Non voglio che arrivi qualcuno e che uccida tutti, ma personalmente credo che l'unica possibilità per questo paese sia che, non so, le forze dell'ONU arrivino e arrestino i narcotrafficanti. Li conoscono, conoscono i loro nomi. Però io credo personalmente fattibile. Che vengano, non so, la forza della ONU e agarren. Sono Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, i generali corrotti e che li portino via in ceppi, li arrestino. Non devono ucciderli, ma devono andare in galera e paghino per i loro crimini. Voi come considerate questa opposizione politica al chavismo? Pues yo lo que creo es que la constancia es la que puede salir del régimen. Credo che sia la costanza quella che permetterà la fine di questo regime. Siamo rimasti oltre 6 mesi in strada, poi i politici ci hanno detto di andare a casa e quello che hanno fatto è stato un disastro. Elezioni su elezioni e stiamo ancora qua. Deputati riparati all'estero, il vicepresidente del Parlamento perseguitato dalla polizia politica, non abbiamo ottenuto nulla. Non solo con nada. Credo che la pressione sia nelle proteste di piazza. È il mio punto di vista e quello del movimento. Restare in strada pacificamente fino a che il tiranno se ne andrà.